non si esimono dal comprare rame perché va contro il loro credo religioso o le politiche ambientali, no? A volte ci pensi, ma è giusto un momento. Niente a che fare con me. Insomma, sono cose lontane da noi. Non se ne sente quasi parlare. Figuriamoci, succede anche con i fatti di casa nostra. L'aina che inquinano i fiumi, ma chi ne sente mai parlare? Nella montare delle sanzioni penali pagate dalle grandi corporation, si dichiarò colpevole in relazione alle accuse per il disastro della Valtes. E pagò 125 milioni di dollari di sanzioni. La General Electric, colpevole di frode ai danni del governo federale, pagò 9,5 milioni di dollari. La Chevron, colpevole di danni all'ambiente, pagò 6,5 milioni di dollari. La Mitsubishi, colpevole di violazioni della legge antitrust, pagò 1,8 milioni di dollari. Colpevole di esportazioni illegali, pagò 8,5 milioni. Eastman Kodak, colpevole di danni all'ambiente, pagò 1 milione di dollari. Colpevole di violazioni della legge antitrust, pagò 20 milioni. La Outwalder, colpevole di violazioni alla regolamentazione sui cibi e farmaci, pagò 1,5 milioni di dollari. La Roche, colpevole di violazione della legge antitrust, pagò 500 milioni di dollari di sanzioni. E pagò 125 milioni di dollari di sanzioni. La General Electric, colpevole di frode ai danni del governo federale, pagò 9,5 milioni di dollari. La Chevron, colpevole di danni all'ambiente, pagò 6,5 milioni di dollari.